Eccoci con una nuova ricetta. Allora, oggi facciamo un bel gâteau di patate. Come lo vogliamo dire in francese o napoletano? Napoletana o gâteau di patana. Allora, quasi 1,2 kg di patate, già lessate e sbucciate, una bella provola di acerola, guardate che colore, guardate che bella. È sicuramente molto saporita. Un bel mix di salumi, in questo caso ho aggiunto un po' di salame di Napoli, un po' di prosciutto cotto, dell'olio, del sale, pepe, un po' di burro per imburrare lo stampo, due uova e del pane grattugiato. Ok, andiamo subito all'opera, subito al procedimento. Allora, una volta sbucciate le patate, andiamo a schiacciarle con il classico passapatate. Non frullatevi, mi raccomando, non frullate le patate. Potete anche frullare, ma io la preferisco così, sempre col classico passapatate. Vedete? Semifredde le patate, né troppo calde né troppo fredde, semifredde. Schiacciamo le patate, ci aiutiamo con un coltellino a togliere tutto dal lato di sotto. Ci aiutiamo con un coltellino e continuiamo a schiacciare le patate. Io uso quello con pasta gialla, vengono buone con tutto, eh. Una volta che il composto è pronto, andiamo a metterci due belle uova. E adesso guardate qua, vi faccio vedere una cosa di queste meravigliose uova. Guardate il tuorlo che bello rosso. Che significa? Significa che questo sono di galline di quelle paesanelle. Infatti me l'ha dato un mio amico che c'ha delle galline che lui alleva nel suo orto e mi ha dato una decina di uova. Aggiungo un po' di pepe e di sale, poi dopo vado ad assaggiare e se c'è mancanza di questi due ingredienti vado ad aggiungere. Ecco qua. Poi andiamo ad aggiungere un po' di parmigiano. Prima mi ero dimenticato di metterlo all'inizio del video negli ingredienti. Parmigiano, un po' di pecorino, appena gli diamo un po' più sapore. Adesso amalgamiamo tutto il composto finché non viene una bella purea. Vedete? Io uso un mestolo di legno, altrimenti con la frusta si attacca tutto all'interno. L'impasto deve essere proprio omogeneo, né troppo liquido né troppo duro, diciamo. Infatti, dopo andrò ad aggiungerci anche un goccio di latte, che anche quello mi ero dimenticato. Andiamo ad aggiungere una metà dei salumi e una metà della provola. Poi vado a mischiare, vado a girare bene e poi aggiungo il restante nella ciotola. Ok, amalgamiamo bene tutto il composto. Vedete? Diciamo l'impasto, in questo caso aggiungerò un po' di latte, ma giusto un 20 ml dopo, eh. Continuo con la rimanenza dei salumi, con la rimanenza della provola. Fate questa ricetta che è buona, non ci vuole niente. Ci vuole più tempo per sbollentare le patate, per sbucciarle, che per fare tutto del tutto. Però credetemi che questo è un primo e un secondo. Poi dentro potete aggiungere quelle che volete, però diciamo questa è la mia ricetta. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, La Cucina di Guido, che mi fa sempre piacere. Ecco qua, aggiungo giusto 10-15 ml di latte, proprio per ammorbidirlo. Potete mettere anche una noce di burro, eh. Io in questo caso non l'ho messo, però si può aggiungere chiaramente un po' di burro già fuso, così si scioglie meglio nell'impasto. Però io non lo metto perché vedete la consistenza? Non deve essere né troppo liquido né troppo duro. Ok, una volta fatto l'impasto,
andiamo a preparare la nostra teglia. Il formato della teglia lo scegliete voi in base all'altezza che lo volete. Se lo volete più basso, in questo caso lo voglio un poco più basso, ho preso una teglia un poco più larga. Se lo volete un po' più alto, prendete una teglia un po' più piccola e più, diciamo, più alta. Ecco qua, una volta che ho imburrato la teglia, vado a metterci un po' di pane grattugiato per fare il fondo. Ecco qua. Adesso distribuiamolo su tutta la superficie della teglia. Io uso sempre delle teglie antiaderente, così non ho problemi, non uso né acciaio né altro. Per questa roba qua uso la maggior parte delle teglie antiaderente. Adesso vado a versare tutto il composto nello stampo, nella teglia, chiamatela come volete, importante che lo sistemiamo bene. Ecco qua, vedete, in questo caso, se io avevo una teglia più piccola, mi veniva un po' più alto, però a casa mia lo preferisco un po' più sottile. Quindi la vostra scelta deve essere in base allo stampo. Facciamo tutto uniformemente e poi ci andiamo a mettere sopra una bella spolverata di pane grattugiato, così si formerà la classica crosticina, bella croccantina e bella cotta, così non brucia il composto che si trova sotto. Ci vado a mettere un filo d'olio, potete metterci anche delle scagliette di burro, a me piace con l'olio, quindi io avete doppia scelta. Adesso andiamo a infornare a 180 gradi almeno mezz'ora, mi raccomando di non farlo bruciare. Io lo vado a mettere prima 20 minuti sotto, vedete, lo metto prima qua, così lo faccio cuocere i primi 20 minuti e poi dopo lo vado a mettere sopra. E questo è il risultato, vedete, guardate che bella crosticina che ha fatto, una doratura perfetta. E adesso andiamo subito ad impiattare. Che profumo! Questo è il risultato del mio gattò di oggi. Non è bruciato, credetemi, non è bruciato, non vi preoccupate. Adesso andiamo a impiattare, l'ho fatto raffreddare chiaramente, altrimenti se lo vado a tagliare da caldo si disfa tutto. Allora, per far vedere la fetta un po' più omogenea, più precisa, l'ho fatto raffreddare un po', però va mangiato tiepido, non troppo freddo, ma è buono anche freddo. Ecco qua, questo è il risultato di oggi. Vedete? Guardate l'impasto all'interno come si è distribuito uniformemente. E adesso non ci resta che andare ad assaggiare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale La Cucina di Guido, fate i vostri commenti e fatemi sapere anche voi come lo fate. Vi auguro buon pranzo e ci vediamo alla prossima. Ciao!